dispiace per due punti che li abbiamo meritati, non che Legnano non li ha meritati, ma penso che era una partita dove entrambe le squadre sono scontrate a viso aperto, dove qualche rimbalzo sotto il nostro canestro magari ha prevalso. Sai, in una partita bella come questa e quando sei vicino veramente magari manca un rimbalzo in più, una decisione arbitrale, un tiro che non ti entra e è tutto lì. Penso che abbiamo fatto una bella partita e non posso che augurarmi che dobbiamo continuare così, convinto che strada facendo questi due punti li troveremo da qualche parte. Sotto il nostro tabellone dovevamo controllare meglio il rimbalzo. Io sono abbastanza pragmatico e quando vedo che Legnano ha tirato 4 volte più di noi, io spesso dico pallacanestro è un gioco di 3 fasi dove hai possesso la palla tu e hai avuto buone percentuali, cioè migliori da 2. Peccato che da 3 un tiro non ci è entrato, come ho detto, ma alla fine se Legnano tira 4 volte più di noi vuol dire che magari una palla persa in più, un tiro non è entrato, molti rimbalzi. Adesso se parliamo dei rimbalzi in attacco, rimbalzi offensivi di Legnano, sì. Allora la risposta è, la conferma è, ci sta. Sai, Frassinetti è un giocatore che ha fatto tutto da uno contro uno. Un giocatore esperto che appena ti allontani lui ha un tiro veloce e mosse su Frassinetti sarebbero anche meno popolari, perché se vai ad raddoppiarlo lui scarica la palla e trova il giocatore libero. Perciò bisognava mettere più intensità su di lui, certo, ma soprattutto quando abbiamo giocato a zona lui ha trovato dei tiri abbastanza, per lui, facili. Per me tutte le vittorie sono belle, perché quando vinco, quando la mia squadra vince, io sono molto contento. Noi sapevamo assolutamente che il valore di Scafati è il valore di una squadra importante e l'ha dimostrato con giocatori di livello ben più alto del nostro campionato. Sapevamo che dovevamo giocare un certo tipo di pallacanestro, l'abbiamo fatto per tratti, a un certo punto ci siamo fatti prendere dalla foga, continuavamo a tirare a 3 punti, non leggevamo bene le situazioni, le cose, però l'abbiamo sempre fatto con grande generosità, non c'era qualcuno a tirare, cioè c'era sempre la voglia di provare a fare una cosa per la squadra, era solo da trovare il modo di indirizzare le energie verso le cose giuste. Credo che negli ultimi 5 minuti l'abbiamo cambiata vincendola in difesa. Loro hanno trovato canestri importantissimi con Naimi e anche Assis, che ha giocato, voglio dire, una partita di grandissima quantità. Noi però siamo stati bravi a giocare nel momento più difficile quella che dovrebbe essere la nostra pallacanestro, di aiutarsi in difesa e condividere la palla in attacco. Eravamo preoccupati del pick and roll di Naimi, ma non riuscivamo a settare il lato debole contro il rollante, perché a volte uno non aveva capito, uno pensava giocando contro un giocatore che ha tutte le soluzioni sul pick and roll, per cui diventava difficile. A un certo punto ho dato loro un input molto chiaro, gli ho detto: noi ci preoccupiamo di Naimi e del giocatore che rolla, se lui poi è così bravo a trovare sempre le sponde lontane e loro ci fanno dei canestri da 3 punti è il minore male, ma smettiamo di prendere o canestri da sotto oppure siamo pigri su Naimi e lui fa canestri da 3 punti o impalleggia resto tiro o subisce fallo. Messa a posto questa cosa, sì, la nostra difesa è un po' cresciuta, conseguentemente è cresciuto anche un pochino la qualità dell'attacco ed è venuta fuori comunque una partita di energia dove abbiamo preso 14 rimbalzi in attacco, abbiamo tirato più di 70 volte dal campo, abbiamo fatto 22 assist, per cui proprio non è che non c'è voglia o disponibilità nel giocare insieme. Per cui sono io personalmente soddisfatto. Voi tra l'altro non potete sapere, ma le nostre settimane di allenamento sono sempre un pochino critiche. Noi abbiamo giocatori, vedi Mosley, vedi Maiocco, che hanno ricominciato venerdì realmente a fare allenamento di squadra. Fino a venerdì sono stati col preparatore, col fisioterapista. Per cui è logico che non è facile crescere come squadra quando hai. Fortunatamente abbiamo un ottimo settore giovanile che ci dà la possibilità di fare almeno allenamenti che ci permettono fisicamente di essere condizionati.
però noi, quello che ha detto la squadra, dobbiamo non smettere mai di poter pensare di fare dei passi avanti e di riuscire a essere ogni giorno un pochino di più squadra. Frasso, per dirvi com'è questa squadra, stiamo parlando di Frassinetti, il nostro miglior giocatore italiano, si è alzato e mi ha detto: Nick e Matteo stanno giocando bene, puoi andare con loro fino alla fine. Me l'ha detto lui, puoi andare con loro fino alla fine, perché mi rendo conto che difensivamente stanno tenendo. Nick nel secondo tempo aveva iniziato a fare Nick Raiglio e Matteo Martini si era incollato a Naimi, stava facendo una partita di grande quantità con la sua solita bombetta che ci toglie molto dagli impacci. Poi quando ho visto a un certo punto Matteo Martini impiccato, perché io gli ho detto: Frasso, va bene, però tu stai pronto perché noi abbiamo bisogno. A due minuti alla fine gli ho detto: adesso andiamo a vincere. Lui è entrato in campo e, per dare l'idea di cosa abbiamo fatto fino adesso, da giocatore importante che è, fa 2 su 2 liberi. Parliamo di un giocatore che alla seconda partita dell'anno contro questo tipo di squadra fa 22 giocando 21 minuti. Per dire che cosa ci è mancato fino adesso e che tipo di sensibilità c'è dentro questa squadra. Parliamo di un giocatore che ha detto: stanno giocando bene. Siccome pensa, dice l'allenatore, magari non farti dei problemi, se va bene, basta che vinciamo. Anche Raiglio in settimana veniva da una brutta partita, abbiamo parlato un attimino molto tranquillamente, lui mi ha detto: coach, ma se noi vinciamo tutte le partite io faccio 7 ogni volta, non mi interessa. Più di così, non so, ditemi che ho vinto il Superenalotto domani e siamo a posto. C'è un pubblico meraviglioso, c'è un pubblico, qua lo dicono tutti, è bellissimo vedere la partita dalle tribune, io non l'ho mai vista fortunatamente, però dicono tutti che è bellissimo vedere la partita dalla tribuna. C'è un ambiente, un clima veramente piacevole. Adesso c'è un clima partecipativo e questo aiuta, i giocatori lo sentono in campo, io lo sento, per cui questo è il primo punto. Il secondo punto è che è una squadra che ha dimostrato di saper soffrire, di non perdere la testa e di poter nelle difficoltà compattarsi e trovare le soluzioni in fondo. Poi succederà che noi perderemo, succederà che noi andremo fuori casa una volta e prenderemo 20 punti, succederà che perderemo un finale in volata in casa, perché in una stagione può succedere di tutto, però credo che nessuno, lasciamo stare il bel momento, oggi che stiamo vincendo molto, possa mettere in dubbio che c'è da parte di tutti un impegno, cioè c'è da parte di tutta la società sta creando un ambiente bellissimo per far stare bene il pubblico. Noi stiamo provando a fare il meglio al nostro lavoro per dare un segnale, un'emozione, non solo pallacanestro ma un'emozione al pubblico. Stiamo vincendo, ripeto, è bellissimo. Cioè, ma non è per mancare di rispetto a qualcuno, ma non... Vado a Siena, vado ad Agropoli, vado ad Agrigento. Ma perché voi avete questa cosa del paglio? Certo. Voi avete questa cosa del paglio che vi piace una Siena. E io capisco, no, è logico che uno dice vado a Siena, è meglio che andare a giocare con tutto il rispetto che ha. No, ma è logico che è meglio che andare a giocare a Chiacarone o Pertusella, voglio dire, sono d'accordo. Però la nostra capacità deve essere quella di pensare, ok, una partita. Poi io sono orgoglioso, essendo allenatore di Legnano da 4 anni, di andarci con la squadra, con il marchio della mia società e da primo in classifica, una squadra competitiva, una società organizzata, e spero che vengano 100, 200 persone da Legnano ad applaudirci. È logico, io spero questo e sono convinto che sia un punto di crescita anche questo. Se devo fare un discorso tecnico, è una partita e la giocheremo per quello. Tutto il corollario, speriamo. Io ho visto, quando ero in Toscana andavo a vedere Siena in Eurolega e c'erano 4.500 persone, spero ce ne siano 4.500, magari 4.000 tra loro e 200 di Legnano, però che sia bello. Cioè, cosa c'è di più bello nel proprio lavoro che arrivare e vedere che il frutto del lavoro è portare al palazzetto tanta gente e giocare una partita importante con rispetto degli altri? È il massimo. La realtà è che volevamo farlo dall'inizio e poi delle volte tu vuoi fare una cosa, ci sono anche gli avversari che si preparano per non fartela fare. Poi a un certo punto li guardi e dici: non abbiamo fatto A, B, C e siamo a meno 2. Proviamo a fare A, B, C, 3 cose facili, difendiamo un passo più avanti, proviamo a spingere la palla un po' di più, proviamo ad attaccare un po' uno contro uno e vediamo cosa succede, voglio dire. Questa è stata la chiave. Poi gli assicuro che tutti noi allenatori probabilmente sulla carta abbiamo le idee più belle del mondo e delle volte prendi 20 punti e sembri uno scemo perché non sei riuscito, sembra che la tua squadra non faccia quella cosa. Sono delle volte, delle stagioni intere dove la squadra recepisce di più e delle volte, delle stagioni intere dove la squadra recepisce di meno. In questo momento vincendo sempre la squadra è veramente ricettiva. Ma se dicessi adesso per vincere facciamo una cosa, vedere se c'è scritta palla Borsani, scendiamo tutti urlando e andiamo di testa contro la palla Busta, e lo faremo perché in questo momento siamo convinti che qualsiasi cosa ci permetta di vincere.